Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale. Guardate, il sole sta sorgendo in questo momento all'orizzonte, sta uscendo dal mare Adriatico e si sta facendo strada tra una coltre di nuvole e di foschia e umidità. Guardate, c'è una palla rossa proprio all'orizzonte. Oggi è una giornata calda, per cui ho deciso di partire presto, prestissimo. Era notte in verità quando mi sono messo in viaggio per raggiungere qualche vetta lì sopra sulle montagne della Maiella, magari il bivacco Fusco, magari il Monte Focalone che ho fotografato centinaia di volte negli ultimi anni. Prima di iniziare l'avventura di oggi però vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, di lasciare un like qui all'inizio del video, così non vi dimenticate poi alla fine. Rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente una giornata escursionistica. E si cammina molto velocemente su questo sentiero che parte dal rifugio Pomilio da quella parte e arriva alle alte vette della Maiella. Mi sono fermato su questa famosa terrazza ormai, quella dove ogni volta al tramonto mi soffermo a fotografare il panorama da questa parte. Guardate, lì c'è lo stazio di Caramanico e quella Piana Grande e quella roccia lì che vedete è il balcone, il terrazzo dell'Avellana, dove sono stato la settimana scorsa. Quanto mi piace girare per le montagne e guardare la montagna da diversi punti di vista, riconoscere i luoghi dove ero stato magari prima e magari scegliere proprio dai punti così panoramici le mete per le prossime avventure. Il sentiero che voglio percorrere oggi è quello che ormai conosciamo perché ho percorso più volte anche fino alla Tavola dei Briganti e comunque proseguo qui in mezzo al Pino Mugo, poi arriva alla sella sotto il Monte Blockhauser, che è questo qui, e continua sulla cresta del Monte Cavallo fino alla Fontanella, che è ormai la mia prossima meta, e da lì inizierà veramente la salita verso il bivacco Fusco, verso magari il Monte Focalone e le cime più alte. Quello è il tratto più complicato, più impegnativo dell'escursione. Sul piano fotografico invece quello di oggi sarà un reportage di viaggio con dei punta e scatta così a mano libera, un cavalletto anche nello zaino per ogni evenienza, però credo che mi fermerò a fare delle foto veloci anche perché l'escursione sarà abbastanza lunga. Io mi tratterrò qui per alcune foto e poi si ricomincia a camminare verso la meta di oggi. Thank you.
Oggi l'escursione la sto prendendo un po' con calma perché fa davvero caldo. Sono arrivato alla Fontanella Fontanino qui sotto il Monte Focalone e fa davvero caldo, è veramente una giornata bollente, per cui mi sono rinfrescato un po' il cappello e adesso aprirò anche i bastoncini perché da qui inizia veramente la parte più dura dell'escursione. Guardate, bisogna risalire proprio in mezzo al Pino Mugo, alla Mugheta, andare lì fino a dove finisce il bosco di Pino Mugo e poi tagliare in diagonale verso la cresta del Monte Focalone. Lì troverò il bivacco Fusco. Da qui a circa 40 minuti di cammino, così almeno dice il segnale. Forse impiegherò un po' di più perché oggi sto soffrendo davvero il caldo. E siete abituati a vedermi in montagna al crepuscolo di notte, torno sempre con la luce frontale. Oggi invece mi vedete in montagna in una configurazione diurna. Ma adesso devo mettermi in cammino e cercherò di raggiungere il bivacco Fusco. Ho lasciato da un po' il fontanino che sta proprio lì sotto, su quella sella. La salita è davvero intensa, intensa è la parola giusta, perché è corta, abbastanza corta, però molto ripida e si sale piuttosto velocemente verso il Monte Focalone. Mi sono fermato in questo punto perché guardate che spettacolo, queste rocce stratificate. Queste sono le pendici del Monte Focalone, che è quello che ho fotografato forse di più in questa zona. Guardate, qua non si vede, ma c'è quell'anfiteatro che fa una curva molto sinuosa. Questa invece di qua è la Valle dell'Orfento, l'alta Valle dell'Orfento che ho fotografato qualche tempo fa dal Belvedere della Vellana, che è un balzo roccioso proprio da quella parte. Per cui oggi mi trovo proprio dalla parte opposta dell'ultimo video, incredibile, la montagna è veramente stupenda. Il bivacco Fusco si trova oltre quei pini mughi, c'è ancora da camminare una mezz'oretta, credo, è una ripida salita, però un po' più dolce rispetto a questa ultima dentro la foresta di pini mughi. Potrei incontrare un'altra fontanella, ma probabilmente sarà secca. Da poco ho superato la fonte gelata che si trova lì sotto, dopo quei pini mughi lì. E qui la zona è davvero molto bella, particolare. Innanzitutto siamo intorno a 2300 metri, per cui comincia a sentirsi l'ambiente di alta montagna. Il panorama qui è davvero molto bello, guardate, si vede tutto il percorso che ho seguito dal rifugio Pomiglio, che si trova lì dove ci sono in lontananza con le antenne, poi sulla cresta così delle blockhouse, poi si scende leggermente dal Monte Cavallo, Tavola dei Briganti, Fontanino lì sotto e Fonte Gelata. E il bivacco Fusco non è lontano, guardate, dietro quelle rocce dovrebbe esserci il tetto giallo del rifugio. Mi fermerò un po' lì, credo che reintegrerò un po' di liquidi, magari una merenda energetica, e poi deciderò da farsi. Thank you.
Ho raggiunto il bivacco Fusco, ecco, sono proprio in questo momento all'interno, guardate, non so se si riesce a capire un po' com'è l'ambiente. Ci sono tre posti letto, un tavolino, e tre posti letto da una parte e tre dall'altra. Eventualmente c'è qualche posto di emergenza anche sul pavimento. Poi da quest'altra parte c'è un locale di ingresso dove sono degli appendiabiti, un altro tavolino con un libro per le firme, e qui sopra c'è una piccola dispensa con, c'è una scatoletta di tonno, dei fagioli. L'ambiente all'interno del rifugio è abbastanza caldo perché oggi la giornata è veramente soleggiata, per cui si forma un po' un effetto serra. Io adesso in questo momento esco così posso parlare più facilmente. Devo dire che le condizioni generali all'interno sono abbastanza decenti. Certo, c'è un po' di spazzatura che andrebbe tolta, e più che altro chi pernotta in questi luoghi dovrebbe poi occuparsi la mattina di riportare la spazzatura giù a valle, però non c'è un granché di sporco, c'è solo una ciabatta che qualcuno ha dimenticato evidentemente. Il bivacco Fusco è ad una quota di 2455 metri e questo è il panorama. Quelle sono le murelle, quella gobba in alto è il monte Acquaviva, questa è la cima Mammoccio, proprio il centro dell'anfiteatro, da quella parte c'è l'anticima dell'Acquaviva e il Focalone. Ma se avete seguito il video fino a questo punto vuol dire che l'argomento vi interessa, e quindi potrebbe essere una buona idea iscrivervi al canale, attivare le campanelle, così non perderete i prossimi, ed è un modo per voi semplicissimo e per me molto importante perché mi aiuta a far crescere il canale. Ho recentemente anche aperto una pagina, un account su Buy Me a Coffee, per cui se vorrete sostenere attivamente il mio canale è semplice, basta seguire il link che vi metto nella descrizione a questo video. A questo punto non mi rimane che fare un po' di merenda, bere un po', godermi il panorama e poi deciderò come andrà a finire il pomeriggio. Il bivacco Fusco è ancora lì dietro in vista, a pochi metri. Volevo forse raggiungere il Monte Focalone da quella parte, ma devo essere onesto, non sono abituato a questo caldo in montagna, è veramente una cosa molto fastidiosa per me che sono abituato ad andare in montagna, come sapete, il pomeriggio verso la sera, ogni volta si fa sempre tardi con il tramonto, e oggi ho voluto fare una cosa diversa. Ho passato la mattinata in montagna, ma purtroppo il clima oggi è davvero davvero caldo, per cui credo che mi fermerò ancora qui. Guardate che belle rocce queste qui, e qua sicuramente riuscirò a creare delle immagini con il bivacco Fusco in lontananza, le murelle da quella parte. È un posto veramente affascinante. Utilizzerò il classico 18-55, avevo cambiato obiettivo perché volevo fotografare dei camosci che sono di passaggio, però sono sempre piuttosto schivi per fortuna e cercano di andare lontano dall'uomo, per cui insomma li lascio stare lì dove stanno a pascolare in mezzo a questa bellezza naturale, l'anfiteatro delle Murelle. Adesso voglio concentrarmi a fare qualche fotografia e poi nel pomeriggio tornerò verso la macchina che si trova lì in fondo alle antenne, per cui c'è almeno un paio d'ore di cammino. Thank you.
trovo qui alla fonte ghiacciata, 2385 metri. Ho ricaricato un po' la borraccia con l'acqua fresca, veramente fresca e molto buona, solo che come vedete corre veramente un filo d'acqua per avere una sorsata d'acqua, ho dovuto attendere 5 minuti. Ma prima di riprendere il sentiero qua dalla fonte ghiacciata vorrei provare questa nuova action cam che mi è stata inviata proprio ieri sera, mi è arrivata da a caso. Questa è una Brave 8. La proverò lungo la via del ritorno, per cui probabilmente troverete una differenza nei colori e magari nell'audio. Magari lasciatemi poi nei commenti scritto se trovate comunque le immagini interessanti. Credo che mi terrà compagnia per un po' e avrò modo di testare le sue caratteristiche. Addirittura fa dei time lapse a 8K. Sapete che quando ci sono le nuvole per me il time lapse è una cosa importantissima. E quindi ora effettuo il cambio della fotocamera, mi riavvio per il sentiero verso il fontanino, il Montecavallo, e prima o poi arriverò anche al rifugio Pomilio. Allora, prima di scendere verso il fontanino che si trova da quella parte, voglio salutare veramente Claudio, Giovanni e Domenico, e loro sono dei follower del canale che ci seguono tutte le settimane. Incredibile poi incontrarsi qua in montagna. Che giro avete fatto oggi? Claudio, qual è? Oggi siamo saliti su a Monte Focalone ed lì abbiamo raggiunto quella vetta dell'Acquaviva. Bello, è stato duro, impegnativo? Lungo. Sì, molto lungo, abbastanza, insomma, dai. Sì, però... sì. Molto meglio la discesa. La discesa, però stavo appunto dicendo che la discesa è un po' sdrucciolevole per via un po' di questi sassi. Allora, mi ha fatto piacere incontrarci. Anche a noi, anche noi. E noi ci vediamo allora alla prossima avventura sul canale. Okay, grazie. Un grazie. Saluto. Buon rientro. Ciao. La campanella. E attivate la campanella. Ciao, buon rientro. Ciao, grazie. Purtroppo ormai anche l'avventura di oggi volge al termine. Mi trovo in questo momento sulla Tavola dei Briganti, dove ero stato circa un mese fa a realizzare alcune fotografie al tramonto. Se non avete visto il video ve lo lascio qui sopra e potete così vedere tutto il percorso fino a questo punto. Volevo salutarvi presso la fontanella, ma c'era molta gente che si stava rinfrescando dopo le lunghe escursioni sulla Maiella, per cui non era possibile effettuare questa ripresa con tranquillità. L'escursione di oggi è stata abbastanza impegnativa, non tanto per il sentiero, ma quanto per la temperatura e forse per il tratto finale dalla fontanella fino al bivacco Fusco, che si trova proprio su quella cresta, in quel punto lì. E il sentiero era un po' ripido in salita e chiaramente in discesa ha presentato qualche difficoltà per quanto riguarda, ecco, era un po' scivoloso, devo dire la verità, però sopra il bivacco Fusco è stato molto bello vedere l'anfiteatro delle Murelle. Ho visto molti camosci, purtroppo non li ho fotografati perché credo a un certo punto che è anche bello godersi il momento senza la preoccupazione di dover per forza scattare una foto. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi accompagnato in questa lunga escursione bellissima sulle montagne della Maiella fino al bivacco Fusco. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video fotografici ed escursionistici. Recentemente ho anche aperto un account su Buy Me a Coffee, per cui se volete sostenere il mio lavoro, il mio canale, potete farlo tranquillamente. Vi lascio tutti i dettagli nella descrizione di questo video. Qui dalla Maiella, dal bivacco Fusco, dalla Tavola dei Briganti per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!